Mister, è un brutto Siena, possiamo dire, purtroppo, che a mio avviso, guardando la gara, non è mai entrato in partita, diciamo. Brutto. Bruttissimo. Ci hai fatto un complimento. Ci hai fatto un complimento, bruttissimo. Non si può giocare 5 minuti, 10 minuti del primo tempo, poi mandare tutto. Abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato l'atteggiamento. Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara. Abbiamo sbagliato tutto. Tutto ci può trovare. Salva solo Mermi oggi. Magazziniere, poi non salva nessuno. Questo non è. Non bisogna stessi dello staff tecnico, siamo i primi, anzi. Che ci facciamo delle domande su cosa abbiamo sbagliato, perché se i ragazzi sono andati così, io qua ci ho sbagliato assolutamente in settimana. Assolutamente, non abbiamo fatto una gara in qualsiasi cosa. Qui, oggi, veramente una prova irriconoscibile da parte dei ragazzi, però ora c'è poco da fare. Cioè, l'unica cosa che c'è da fare è tirare la saracinesca, ritrovarci martedì al campo, guardarci in faccia, entrare con umiltà. Con umiltà in allenamento e con umiltà in campo, qualsiasi sia l'avversario. Perché siamo il Siena, 120 anni di storia, tutto quello che vogliamo, ma si gioca 11 contro 11 e la voglia conta tantissimo. La cosa che si dice, questa non me l'aspettavo nemmeno. Quello che non mi aspettavo era l'atteggiamento. Poi il gol preso dopo 50 secondi del secondo tempo, quello minimamente non me l'aspettavo. Visto che nel primo tempo ho cercato di toccare tutte le corde per stimolare i ragazzi, per dire che comunque, detto qualsiasi cosa di tattico, tecnico, ma dobbiamo avere voglia, non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura. E entri in campo e dopo 50 secondi prendi il secondo gol. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, che oggi che qualcosa che non è andato. Direi anche qualcosa, perché oggi non è andato veramente tutto. Ho fatto, non so quanti ti ricorda, però mi ricordo uno di Nicolò Giannetti al 40esimo del secondo tempo. Poi possiamo dire terra nuova qua, terra nuova ha meritato oggi. Cioè, terra nuova ha meritato di vincere. Meritato, ma ha meritato sull'approccio, su come ha interpretato la gara, su come è entrato in campo, su come andava sulle seconde palle, sulla voglia. Terranuova ha meritato la vittoria. Tutti dire Terranuova, noi siamo Siena, Terranuova, no, Terranuova ha meritato. E ora veramente, c'è solo da rimettersi in riga tutti quanti. Tutti quanti. Dallo staff tecnico, allo staff sanitario, ai giocatori. Mister, anche i due gol subiti, si può dire, sono fotocopia uno dell'altro. Subiti sono fotocopie l'uno dell'altro. Qua c'è un errore, abbiamo fatto degli errori che purtroppo si pagano a caro prezzo e abbiamo pagato con due gol. E poi tutto l'atteggiamento in generale, perché preso il secondo gol dopo 50 secondi, rimetti palla al centrocampo e ricominci a crederci, Ma quello non abbiamo fatto. Mister, Questo è lo e quindi mi chiedo infatti se a livello di impostazione questo è che chiedete alla Ci può squadra. essere qualche lancio, Certo. però non deve essere qualche lancio, pim pum pam lassù e ciao. In bocca al lupo agli attaccanti. La lancia lunga e dice, oh, in bocca al lupo. No, deve essere minimamente questo. Quindi questo non lo state chiedendo alla No, squadra. stiamo chiedendo dei lanci, però dei lanci, non so, se vedi Galligani che riesce a anticipare il difensore e partire, lanciare in profondità Galligani, quello certo. Però no, l'impostazione è anche perché oggi con tutti i palleggiatori che dobbiamo mettere in campo, giocare tutto sulle palle lunghe e loro sapendo la loro forza fisica, perché loro di testa ci hanno massacrato a livello di tutte le seconde palle, le prime palle, terze palle, qualsiasi palla era di testa loro ci hanno massacrato, non poteva essere quello, deve essere giocare a terra. Ma tant'è vero che quando abbiamo giocato a terra siamo nei primi 10 minuti, abbiamo anche sviluppato, con Carvecchio, siamo entrati in area, tutto quanto. Poi si è spenta la luce. E da lì abbiamo cercato di giocare sempre sulla palla lunga su Mauro, e Mauro non riusciva a prenderne una perché era veramente marcato veramente bene. Io, come ho detto mille volte in questa conferenza sulle palle alte, erano fortissimi, ma non era questo l'approccio alla gara. Non era questo l'approccio alla gara.
abbiamo sbagliato un po'.